Voglio nessuna famiglia. Radio Radicale con Vittorio Sgarbi. Lei oggi ha partecipato a questa conferenza stampa del senatore Giovanardi sulla Step Child Adoption. Lei è contrario assolutamente al matrimonio, vorrebbe la sua abrogazione, però è anche contrario alla Step Child Adoption. Perché? Sì, perché ritengo che l'elemento fondamentale sul piano antropologico, non in senso etimologico, ma delle culture che noi da tanti anni studiamo, nei grandi antropologi, da De Martino a Lévi-Strauss, ci fanno capire che alcuni comportamenti, anche indotti dalla religione, sono parte della nostra sensibilità, della nostra cultura. Tra questi, quello che sia i valori culturali e religiosi, sia i valori, come dire, intuitivi, consacrano è il rapporto fra madre e figlio. Io ho fatto vedere l'iconografia di quante madonne con il bambino indicano il rapporto. Ora, l'idea che ci siano due uomini che adottano un bambino, non dico due donne, su cui già io ho una sensibilità diversa da Giovanardi, perché se una delle due è la madre, che è separata, abbia perso un marito stronzo e abbia trovato una donna che sta con lei, quella donna funge la funzione del marito né più né meno che se avesse il fallo. Allora, se c'è la madre, io sono convinto che il problema non si ponga. Sono due uomini che mi mettono nella condizione di pensare che tu sottrai uno che sicuramente ha avuto la madre, dal cui utero è uscito, che invece non ha più quella madre per mille ragioni, e se fosse proprio la miseria è chiaro che due uomini sono meglio che niente, l'ho letto Giovanardi, ma se deve essere il fatto che tu delibi come due uomini di avere un figlio per forza, per la tua soddisfazione di genitore, non per... e su questo qualche perplessità ce l'ho, ed è proprio in senso antropologico, come se fosse appunto un antropologo che dice nella società la cosa che va salvaguardata è il rapporto fra madre e bambino, come nella pittura, madre e bambino sono... questo però... è una lei considerazione oggi, molto estetizzante, se lei difende il giudice Deodato dalle accuse che gli sono giunte sul Consiglio di Stato. Anche questo mi pare che, siccome sarebbe come dire che un giudice iraniano non può dare una sentenza, molto spesso è proprio così, perché la sua religione lo orienta in quella direzione. In questo caso credo che il testo della legge prescinda nella separazione tra potere temporale e potere della Chiesa, tra la convinzione personale di Deodato di essere cattolico, non è che ogni giudice deve essere per fare il giudice ateo, perché se non è cattolico magari è un'altra cosa che gli dà un pregiudizio. Quindi credo che averlo accusato di aver dato scelto quella posizione nel giudizio perché cattolico è una cosa ingenerosa e ingiusta, questo dico, però se fosse stato ateo probabilmente non sarebbe nata, hanno utilizzato quest'arma come se la sua posizione cattolica l'avesse... In realtà io non sono credente, sono cristiano, questo discorso che faccio lo faccio a prescindere dalla mia cultura cattolica, dico in tutte le società il rapporto madre-figlia madre-figlio è un rapporto essenziale e allora il matrimonio è difficile che possa prescindere da una madre. Quindi se tu dici, io eliminerei di tutta questa discussione il fatto che sono i due uomini, mentre due donne alla fine puoi capirle, due uomini eliminano dato genetico e quindi stabiliscono che il giudice Deodato dica no, per la famiglia occorre un uomo e una donna, cosa che mi pare fondamentale, altrimenti non è una famiglia vera, è una famiglia in cui tu hai introdotto un elemento acquisito. E perché lo hai acquisito? Perché volevi mimare la famiglia tradizionale e avere la mamma, il papà e il bambino, come se fosse un cagnolino. Questo che... però sono tutte cose che evidentemente poi colludono con un fatto, che per il bene di un bambino uno può pensare che è meglio chiunque che niente, ecco, perché alla fine uno può dire, se proprio non esiste nessuna possibilità, garantire che un bambino trovi... Però poi sul piano psicologico, e qui passiamo dall'antropologia alla psicologia, come starà il bambino senza nessun rapporto con la figura femminile della madre? Bene, la ringrazio Vittorio.